mister, soddisfatto, questa squadra la sta plasmando dalle prime difficoltà adesso a risultati che arrivano in continuità. Sì, si può fare un po' meglio, soprattutto nelle partite casalinghe. Dobbiamo trovare maggior continuità in casa e magari anche la scintilla che ci consenta di vincere qualche partita in più, perché se no a stare nelle parti che vogliamo della classifica facciamo fatica. Questa volta non si potrà non dire che non si vede la mano dell'allenatore. Hai cambiato moduli, giocatori, hai provate tutte, quindi... No, guarda, io di come la squadra risponde dal punto di vista delle prestazioni sono quasi sempre rimasto contento. Poi è normale che quando vengono confortati dei risultati passa un po' in secondo piano, però io penso che l'ottenimento dei risultati debba invece passare per la costanza di prestazioni. Quindi al di là del modulo, come ho sempre detto, sono i giocatori che mi inducono a fare una cosa invece che l'altra. Oggi secondo me la squadra risponde meglio così e tentiamo di ripercorrere questa via qua. E tutti questi nomi li leggiamo nelle maglie, qual è un giocatore che metterebbe nella Robur di oggi volentieri? Brutta domanda. Chiesa. Penso sia piuttosto facile, ma non per difficoltà tra virgolette che ci abbiamo noi, perché il giocatore è fuori discussione lui. Ce la faremo a rivedere la Robur ai fasti di un tempo? Bisogna fare un passettino alla volta. Io capisco che chi ha vissuto quegli anni là fremma un pochettino per tentare quantomeno di riviverli, però oggi la realtà dice che la categoria è un'altra, il momento è un altro, quindi è meglio fare per quello che siamo nel 2019-2020.